Allora, buonasera a tutti, prima di ogni cosa. Io vi ringrazio personalmente per essere intervenuti in un numero così numeroso per questa interessante presentazione. Ringrazio sempre a titolo personale la dottoressa Costantino Ludovici, che ha voluto che io presentassi questi libri, questa manifestazione. Tutti gli illustri relatori sono sicuramente illustri per gli argomenti che presentano, non possono non esserli. Ovviamente ringrazio mio figlio che ha voluto che io fossi qua oggi. L'argomento sapete qual è? È chiaro che devo fare anche dei ringraziamenti per... Comincio in ordine, ovviamente non di importanza, così nessuno si offende, anche se un mio amico diceva che era meglio non fare ringraziamenti singoli perché alla fine sicuramente ci dimenticheremo di qualcuno. Comunque sicuramente voglio ringraziare la preside, la dirigente, si dice dirigente ora dell'Istituto Comprensivo di Rocca Piemonte, Anna De Simone, la preside dirigente dell'Istituto Galizia di Nocera Inferiore, la professoressa Maria Giuseppa Vigorito, vedo anche il preside Passa, sempre presente e lo ringrazio, la preside Mimma Cirasuolo, non so se è presente, dell'Istituto di Montoro Inferiore, sempre dell'Istituto Comprensivo di Montoro, la dottoressa Giovanna Anconaniglio dell'UNICEF, la preside Carolina Guariniello, sempre che è la referente provinciale delle scuole amiche dell'UNICEF, la professoressa Elvira Pergamo che è in rappresentanza dell'AVO, il dottor Giulio Castello che ho avuto modo di conoscere in questo momento, presidente dell'associazione 50 e più, e quindi tutti i docenti, spero di non aver dimenticato nessuno, che sono venuti, i ragazzi, gli amici, i parenti, per questa manifestazione. Voi penso, non so se conoscete la dottoressa Costantino, è stata già qui a presentare altri libri. Lei è prima di tutto un medico, poi psichiatra e psicoterapeuta, vive a Roma, esercita a Roma, voi vi chiederete che fa a Salerno, e sta a Salerno per due motivi: tutto perché Salerno è una bella città, secondo perché questa sala è bellissima per poter presentare un libro, terzo perché è amica mia, e poi perché Salerno rappresenta comunque un qualche cosa di importante nella storia della medicina. Non ve lo devo dire io, a Salerno è nata la scuola medica salernitana, e sempre da quella scuola medica salernitana faceva parte anche una donna che era medico, una delle prime, forse la prima donna medico, Trotula De Ruggiero. Allora era un po' difficile trovare una donna che facesse il medico, oggi diventa più difficile trovare un maschio, un uomo che fa il medico, perché oramai siamo stati travolti. Si insiste sulle quote rosa, io credo che bisogna ritornare alle quote azzurre, se mi consentite. Io faccio solo un brevissimo cenno, perché non sono io a dover presentare questi due libri, questi che sono sulle dipendenze, le dipendenze dalla droga, dai farmaci, le dipendenze da internet. È chiaro che queste dipendenze si sviluppano dove c'è una crisi profonda di quelli che sono i valori della società. Questo io credo fortemente che sia questo, cioè se è la crisi della famiglia, se c'è la crisi della società, se c'è la crisi della scuola, questi ragazzi si rifugiano alla ricerca di se stessi o in una dipendenza dai farmaci, con tutte le conseguenze che queste dipendenze possono portare, conseguenze fisiche ma anche mortali, alla ricerca di un loro essere che lo ricercano in modo sbagliato. La dipendenza da internet, anche questi potete forse insegnarlo voi a me, perché io non sono molto, molto bravo su internet, ma la dipendenza dal gioco, il cyberbullismo che sta prendendo piedi in modo eccessivo con conseguenze gravissime, sapete di almeno due ragazze che si sono suicidate in seguito al mobbing, alle cose bruttissime che sono state scritte su di loro su internet, sempre mascherandosi dietro l'anonimato. Io in qualità di medico ho anch'io avuto modo di fare, non di essere avere conseguenze su internet, ma sapete che ci sono tantissime persone che mi chiamano dicendo: dottore, io ho questo sintomo, ho letto su internet. E là poi comincio, io le mando a quel paese, perché
non è più concepibile che si possa discutere di argomenti medici o di argomenti importanti su internet. Ci stava addirittura, voi sapete, tutto il problema del Novax è sotto una polemica nata da internet sulla necessità o meno di vaccini, detto però da persone che si esprimevano in questo modo: è giusto che i bambini non si vaccinino, tanto poi stanno a terra, toccano e si immunizzano. Non è proprio così. Penso che sappiate che c'è stata in Italia una ripresa virulenta del morbillo, che da anni non si vedeva, ma non tanto del morbillo, ma delle conseguenze del morbillo, della meningite morbillosa, che ha provocato già dei morti. Quindi noi dobbiamo dare il giusto senso all'internet. La dottoressa l'ha definito l'amico pericoloso, proprio perché l'amico, perché ci aiuta in tantissime cose, pericoloso perché si può arrivare a queste conseguenze. E un'altra, e per capire questo bisogna, diciamo, riflettere su una frase che ha detto proprio Massimo Fagioli: non c'è libertà senza identità. O abbiamo una nostra identità, ricerchiamo una nostra identità, conquistiamo una nostra identità, e allora possiamo anche usare internet, possiamo essere liberi. Altrimenti dovremmo dire, come disse Umberto Eco, che internet è il metodo per dare parola a chi non ne avrebbe diritto neanche nelle discussioni da bar. Grazie, e passo la parola alla dottoressa Costantini. Evento in questa bellissima sala, grazie a voi che siete venuti qua, tutti i presidi a cui questo messaggio in particolare è rivolto, alle maestre, alle professoresse, ai ragazzi che sono venuti. Noi abbiamo fatto questo lavoro tutti insieme, perché questa collana è dedicata non solo ai ragazzi, ma anche alle maestre, alle professoresse, ai medici generici, ai medici specialisti, ai medici che fanno altre cose ma che incontrano sul loro percorso pazienti drogati o comunque dipendenti. Noi assistiamo a un fenomeno, direi, bello da certi punti di vista, perché internet aumenta la conoscenza, può aumentare il rapporto enormemente se usato bene, ma è anche pericoloso. Pericoloso perché può portare a delle deviazioni del rapporto umano, che non deve essere mai perverso, ma deve essere il più sano e creativo possibile. Per cui, come psichiatra, accanto a colleghi psicologi, terapeuti, professoresse, donne che insegnano diritto, medici che si stanno laureando come Vincenzo, professoresse di cinese come Vittoria, insomma tantissime persone, matematici come Pierpaolo, cioè il comitato scientifico, c'è anche il giudice minorile Melita Cavallo, cioè sono 50 persone che hanno aderito del tutto gratuitamente e spontaneamente a questa iniziativa. Perché? Perché soltanto lavorando in gruppo riusciremo a fare qualche cosa di importante per queste generazioni. Abbiamo pensato di fare queste presentazioni come i clerici vagantes, cioè andando in giro. L'abbiamo fatte a Roma, nelle biblioteche, in due biblioteche importanti, l'abbiamo fatte nella scuola tedesca, dove abbiamo parlato dei videogame, delle dipendenze dai videogame. La professoressa Montanaro ne ha fatto oggetto di ricerca e l'abbiamo presentato a un convegno mondiale con successo. Continueremo a farlo. Oggi siamo qui a Salerno, io Salerno la amo moltissimo, ho presentato altri due libri qui ed è sempre andata molto bene, perché il pubblico di Salerno ha qualcosa di speciale. Io non lo so che cosa c'ha, sarà stato forse perché la scuola salernitana, come ha detto Carmine, era aperta alle donne nell'anno 1000, pensate un po'. Le donne potevano studiare medicina e insegnare medicina anche, e infatti si occupavano delle erbe per curare le donne in parto, le ferite, eccetera. Quindi io mi sento legata a questa città e avrei intenzione di tornare anche per il terzo volume della collana, che sarà sull'abbandono scolastico. Questa sera faremo
la presentazione del primo e del secondo volume. Vediamo se ci riusciamo senza annoiarvi troppo. Abbiamo fatto dei video molto belli, li abbiamo trovati, infatti, elaborati grazie a Antonino Scordo, che è il nostro esperto web, e quindi cercheremo di parlare poco e di interagire con voi tanto. Quindi, se avete domande, soprattutto i ragazzi da Tarci, fatevi avanti, non siate timidi, perché noi siamo qui per voi. Allora, adesso io comincerei subito con un giovane laureando in medicina, Vincenzo Pagano. Allora, buonasera a tutti. Sono felicissimo di vedervi numerosi e mi unisco ai ringraziamenti. Inoltre ringrazio anche l'assessore Eva Vossa, che ha permesso, sarà molto disponibile per questo evento. Quindi sono felice di vedervi numerosi e sono onorato di potervi parlare di argomenti tanto importanti e attuali e di parlarvene alla luce dell'immensa ricerca che c'è dietro la collana, come diceva la dottoressa Costantino, la collana Daphne e Chloe. Il terzo volume della collana è in stampa e riguarda l'abbandono scolastico, come diceva la dottoressa, che è ai massimi storici nel nostro paese. I primi due volumi hanno già riscosso molto successo, come si diceva in precedenza, e per la prima volta vengono presentati insieme qui a Salerno. Droga e internet. Allora, vediamoci chiaro. Associamoli. Il consumo di droga è un fenomeno che ha origine con le antiche civiltà ed è legato fondamentalmente, pensate un po', al bisogno di aumentare le prestazioni psicofisiche nella vita e nel lavoro, oppure di alleviare il dolore, per esempio, paradossalmente al bisogno di vivere meglio, di ritardare la morte. Le droghe erano allora i farmaci e ancora oggi, in America, laddove è meno vincolato il consumo di oppiacei, che sono alcuni dei farmaci per alleviare il dolore, si va molto più spesso incontro a fenomeni di dipendenza. Pensate che interi quartieri, come Kensington a Filadelfia, sono rifugi esclusivi per tossicodipendenti, fanno da sfondo a migliaia di vite e storie di ragazzi che non ce la fanno a reagire e sono lo specchio di quanto spesso le leggi non riescono a stare al passo dei cambiamenti sociali. Quello di internet, invece, è un fenomeno solo del nuovo millennio che spesso mette in crisi il rapporto genitore-figlio e pone in rilievo l'enorme gap generazionale. Influisce insomma enormemente sul modo di relazionarsi delle nuove generazioni, fagocita e accelera qualsiasi attività ludica e processo di acquisto. E quindi ecco che i due fenomeni sono strettamente legati, correlati non solo dal punto di vista psicopatologico. La prima associazione, che viene facile, riguarda l'impennata che ha avuto la diffusione della droga in tutto il mondo grazie ad internet e alla semplificazione dei canali di compravendita. È più semplice e veloce acquistarla in pratica. Inoltre la rete ha nettamente favorito lo spaccio delle nuove droghe sintetiche, come avremo modo di approfondire grazie alla dottoressa Zori dopo. La dottoressa, alla quale dopo passerò la parola, vanta numerose pubblicazioni su riviste specializzate e ha partecipato a un importante convegno tenutosi alla fine di ottobre del 2018 a Firenze, promosso dall'Associazione Mondiale di Doppia Diagnosi, che studia, oltre agli effetti e alle patologie conseguenti al consumo di droga, anche le patologie psichiche che portano i ragazzi ad avvicinarsi alla droga. Questi che potete vedere sono gli effetti di alcune droghe tra le più diffuse, ad esempio la cocaina, e quindi vedete che c'è la soppressione della fatica, della fame, della sete, l'euforia, maggiore senso di efficienza, il bisogno di muoversi, l'agitazione, la loquacità, la perdita di inibizioni. Poi naturalmente gli effetti collaterali della cocaina possono essere effetti collaterali a breve termine e a lungo termine, quindi si va, che ne so, dall'aumento della frequenza cardiaca fino a danni permanenti al sistema nervoso, al cuore e persino a qualsiasi apparato, anche diciamo sul sistema riproduttivo. Però dobbiamo capire perché le droghe hanno questi effetti, perché creano dipendenza. In realtà, come penso la maggior parte di voi sa, agiscono sul sistema nervoso. Il sistema nervoso è molto complesso. In quella che oggi appare la preistoria, potevamo ricorrere esplorando il corpo umano. La serie televisiva che siamo fatti così, che ispirò libri a fumetti per bambini e adolescenti,
E sempre allora si giocava l'allegro chirurgo, se ricordate, e bisognava posizionare gli organi in posizione giusta sul corpo di una quanto buffa persona. E rimaneva comunque un ricordo, un apprendimento, una soddisfazione. Oggi ci sono le app di simulazione medica e non siamo più costretti a tutta quella fantasia. Basta comunque capire, per vederci più chiaro, che la fisiologica capacità di provare piacere, di ricordare il piacere, è legata a specifici centri nervosi, il reward system. E poi ci sono tutta una serie di molecole, ormoni, neurotrasmettitori legati ognuno ad un comportamento, oppure a particolari situazioni della vita che sono sotto il controllo del sistema nervoso autonomo. Guardate, ci sono milioni e milioni di neuroni, che sono le cellule del sistema nervoso, collegati tra di loro da sinapsi. Il collegamento tra due neuroni, le cellule del sistema nervoso, si chiama sinapsi. Come questa, che è mostrata in diapositiva, grazie Antonino. Questa è una sinapsi e all'interno agiscono alcune sostanze endogene, cioè alcune sostanze che il nostro organismo produce e comunque sintetizza. Ma come fanno questi neurotrasmettitori, queste piccole molecole, a fare tutto questo? Beh, in realtà non hanno una funzione intrinseca, non trasportano un'informazione. Per avere questi effetti devono agire su specifici recettori. Ogni molecola agisce su specifici recettori di membrana che appunto si trovano anche nelle sinapsi e che lanciano un messaggio, un segnale, e un segnale dopo l'altro si arriva all'effetto finale, gli effetti che prima abbiamo visto. Perché vi dico questo? Perché su questi recettori appunto possono agire anche le sostanze esogene, cioè le sostanze che noi assumiamo volontariamente, gli xenobiotici, cioè per esempio i farmaci oppure le droghe. E queste sostanze che si vanno a legare ai recettori sono per esempio agonisti o antagonisti, svolgono lo stesso ruolo, ad esempio della dopamina, come che è in questa diapositiva, oppure bloccano il recettore e impediscono alla dopamina di esplicare i suoi effetti. Come potete vedere da questa diapositiva, in questo caso la cocaina agisce sul trasportatore della dopamina. Se cercate su Google l'ormone della felicità è la dopamina. Dopo uno stimolo che ci ha dato motivazione o ricompensa, dopo un bacio o un abbraccio, viene prodotta dopamina, che ci dà quella sensazione di piacere che dura di più se la dopamina rimane di più in questa sinapsi a contatto con i recettori. Se la cocaina è in circolo, la dopamina non viene ritrasportata all'interno della sinapsi dalla quale proviene, per essere degradata o riutilizzata, e rimane anch'essa in circolo prima di essere smaltita o escreta diversamente. Che cosa succede alla fine? Che la riserva di dopamina a un certo punto finisce, non è più a disposizione della sinapsi per essere riutilizzata, niente più felicità, umore grigio, oppure addirittura dopo l'uso prolungato c'è una modificazione strutturale, aumentano i recettori e dunque c'è anche una maggiore sensibilità a questi stimoli, una maggiore richiesta di dopamina. E la dopamina serve a tutto ciò che abbiamo detto prima, l'umore, il sonno, l'appetito, la memoria. Un bacio non dà più lo stesso appagamento, è in pratica una malattia delle sensazioni. I rischi sono altissimi. Al di là dei rischi conseguenti al consumo di droga e di cocaina e di altre droghe, che spesso sono ancora più dannose, il consumatore di droga dipendente, quando non si droga, lo vedete in preda al craving. Sapete che cos'è il craving? È la seconda associazione tra le dipendenze. La dottoressa Zori, che ci onora della sua presenza, ha ben definito questo comportamento. Semplicemente il craving è quel maledetto incontenibile bisogno, quella voglia irrefrenabile di una sostanza, di una droga, del cibo, di una slot machine. È un elemento comune a tutte le dipendenze e compare anche nel gioco compulsivo. Paradossalmente, persino uno sportivo può legarsi in maniera patologica alla sua attività perché ne trae beneficio. Adesso voi sapete che quel beneficio è dovuto a una secrezione di alcune sostanze, per esempio di adrenalina, di endorfine, ma è un beneficio momentaneo legato al ciclo di queste sostanze. E se il corpo sta bene, ma la psiche non riesce a conservare questo benessere, siamo punto a capo. Non esiste e non ci può essere scissione tra mente e corpo. La slot machine, per esempio, è interessante, perché noi allora dobbiamo chiederci, il craving che si riconosce in tutti i casi e dunque tutte le dipendenze non rappresentano un fenomeno chimico, ovvero legato solamente alla chimica di queste sostanze e organico, ma soprattutto un fenomeno psichico. E secondo voi a che cosa è legato allora questo fenomeno psichico patologico? Pensiamo per esempio alla differenza che c'è tra il bisogno di un oggetto inanimato, che può essere la droga, il cibo, il videogame, la slot machine, e invece il rapporto interumano, quel rapporto che ci lega alle persone. Forse il fenomeno è dovuto a questo, all'esigenza di persone, di fare rapporti che non siano deludenti.
La droga è sempre deludente. Parleremo di internet, dei ragazzi che giocano e non finiscono mai, che non hanno quasi mai una soddisfazione. Vedremo che i videogame sono realizzati proprio in modo, alcuni videogame sono realizzati proprio in modo da generare dipendenza. Con le persone, nei rapporti invece, possiamo non essere delusi. Chiaramente dobbiamo essere pronti a metterci noi stessi, non possiamo avere tutto e subito. Nel rapporto non possiamo negare tutta la storia dell'altra persona, i sogni, le speranze di quella persona, tutto ciò che non si vede, tutto ciò che non si comanda propriamente. Potremmo dire tutto ciò che è autonomo, tutto ciò che rende veramente animato e capace di trasformarsi un essere umano. Le sensazioni, no? Non si toccano le sensazioni, ma non si possono negare, ci sono. Oggi abbiamo la figura dello psichiatra, dello psicoterapeuta e tante altre figure che fanno ricerca intorno a questo spinosissimo problema delle dipendenze. La dottoressa Costantino ha scritto numerosi articoli. In uno di questi parlava di sensation seekers, cioè di cercatori di nuove sensazioni. A un certo punto il drogato cerca nella droga una percezione alterata che gli faccia provare sensazioni forti. Per fare questo però si isola, si aliena, diventa egoista, astratto. Perché? Cosa gli manca? Per cui non si sente appagato? Si relaziona alle persone e non riesce ad appagarsi, anzi a volte si sente ancora più insoddisfatto, perché quello di relazionarsi non è un bisogno, è un'esigenza importantissima, nella quale egli forse è stato deluso e non fa che ripetersi quella delusione. E allora dobbiamo chiederci dove comincia questa delusione, questa convinzione che tanto le persone deludono, è inutile insistere. Sicuramente molto prima, da bambino. E quando è che una persona, un essere umano, un bambino, si può sentire deluso, non appagato, sta male? Beh, sicuramente ci sono i bisogni, non si sta bene senza mangiare, senza bere, senza dormire. Ma poi, ecco, ci sono le esigenze. Quelle che gli animali non hanno, quelle che sono un diritto di tutti gli esseri umani per il solo fatto che sono umani. E quali sono queste esigenze secondo voi? Abbiamo detto fare un rapporto diverso con ogni altra persona, nel quale pensiamo, parliamo, ci comportiamo in un certo modo, proviamo e diamo sensazioni. Poi conoscere, sognare, potrebbero essere le esigenze che sentiamo tutti. Creare, fare una ricerca, dipingere un quadro, comporre una sinfonia musicale, suonare uno strumento. Da queste cose inevitabilmente riceviamo delle sensazioni che quasi per magia ci permettono di allontanarci per un momento dalla realtà e rispondono ad un'esigenza, quella di immaginare e di cambiare qualcosa con l'immaginazione, cioè di realizzare un'immagine. Oggi, alla luce della teoria della nascita del professor Massimo Fagioli, e della ricerca che ne consegue, è lecito pensare che se fin dalla nascita un essere umano dà spazio e non viene fermato e non viene deluso nel dare spazio a queste esigenze, non sentirà il bisogno, l'irrefrenabile bisogno di sostanze e soprattutto non sarà condannato a subirne le conseguenze. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola alla dottoressa. Uno importante, il vice sindaco di Salerno, la dottoressa Eva Rosso, non per altro che le volte che si è messo in croce per arrivare qua. E poi, meno importante, la saluto agli assessori e ai componenti dello staff della mia amministrazione che mi hanno seguito fino a qua. Grazie. Questo sta facendo cocaina ed eroina. Eccole! Ciao cocaina!
Qui vengono a rifornirsi di droga centinaia di persone ogni giorno. Gli effetti di questa epidemia colpiscono anche i bambini, costretti a crescere tra siringhe e degrado. Sì, è brutto, però questa città non si alternativa. Ci sono quasi 100 tossici al giorno, qui ci sono centinaia di migliaia di siringhe in quest'area. La quotidianità è quella che vivono i nostri bambini osservando i ragazzi, i tossici, ogni volta che escono da questa terra e percorrono le aree limitrofe al centro sportivo nostro, al Parco Verde, e ci troviamo inevitabilmente tante siringhe a terra lasciate dai tossicodipendenti. Venendomi a drogare mi sento meglio, mi sento di fuori dal mondo, mi fa sentire in un mondo tutto mio, bene con me stesso. Lo so, è solo per un'ora, mezz'ora, però quell'ora, mezz'ora mi fa stare bene con me stesso. Una dose, stanno i pezzi da 10 euro. Spendo 20 euro, spero. Venire qua. Di sé per sé, a me mi fa schifo venire qua. Eccole! Ciao, Bucaina! Attenzione! Dove? Ci fa impressione! Che può succedere? Che ci va a finire? Ci va io penso che il sangue è sopra. Mi metto paura quando naviga la tocca. Mi fa impressione pure a me quando la tocca. Abbiamo molti progetti in campo, solo che sono, mi rendo conto che siamo soli, c'è molta indifferenza e tanto populismo. You know that I'm not good, il titolo della sua canzone la descriveva al meglio. Lo sai, non sono una brava ragazza, è anche per questo che a 13 anni Amy Winehouse venne espulsa da scuola. Non si applica, dicevano i professori. Nata a Enfield, in una famiglia ebraica, padre tassista e madre infermiera, a 10 anni fonda il suo primo gruppo rap, la musica nera, le entra nelle vene. A 16 anni comincia la carriera da professionista, un suo demo finisce nelle mani del discografico giusto e firma per la Island Universal. Frank, l'album di debutto, esce nel 2003. È una sorpresa, jazz e soul dalla voce di una cantante bianca e partono i paragoni con le grandi dive del passato. Nel 2006 però esce Back to Black, Amy cambia, dimagrisce, il sound si fa più scuro, il produttore Mark Ronson le confeziona un gioiellino che spopola in Europa ed anche oltreoceano. I premi vanno di pari passo con gli scandali, l'uso di droga, le performance deludenti sul palco, i tentativi di disintossicazione e le promesse di tornare più forte di prima con un nuovo album. Un matrimonio sbagliato è l'ennesima delusione che la porta nel 2008 a un ricovero, stavolta per enfisema polmonare. Il nuovo disco avrà influenze reggae, diceva, promettendo tournée interrotte bruscamente dalle ricadute. Fino a ieri, quando l'amore è definito in un suo pezzo un losing game, un gioco in cui si perde, se l'è portata via per sempre. Domenico Marocchi, Sky TG24. As I lay me down. Si dice che ad ucciderla sia stata la depressione che l'accompagnava da ormai oltre un decennio. Si dice che la sua voce non fosse più quella di un tempo, rovinata dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Ma si dice anche che difficilmente il mondo conoscerà un'altra stella come lei, Whitney Houston, una tra le più grandi cantanti della storia. Whitney è stata la donna innamorata di All At Once, ma anche la ragazza spensierata di I Wanna Dance With Somebody e la dark lady R&B di It's Not Right But It's Okay. Nella sua lunga carriera ha collezionato oltre 400 premi di ogni tipo, tra cui 22 American Music Awards e 6 Grammy, gli Oscar della musica alla cui consegna avrebbe dovuto partecipare proprio questa sera. Una vita fra alti e bassi, la sua, segnata da un rapporto difficile con il cantante Bobby Brown, conosciuto nell'89 e sposato 3 anni dopo. Un matrimonio costellato da tradimenti, scandali, violenze domestiche e droga, finito nel 2006 dopo aver gettato la più grande voce d'America nel baratro della depressione. I want one moment in time.
oggi la musica dice addio a una delle voci più significative degli ultimi decenni, quella stessa voce che ha regalato 6 perle assolute alla colonna sonora del film La Guardia del Corpo, la più venduta della storia con oltre 42 milioni di copie. Tra quelle canzoni c'era anche quella melodia indimenticabile che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo e che continuerà a farlo per sempre. Buonasera a tutti e ringraziarvi per essere così numerosi qui. Vincenzo mi ha introdotto in modo così generoso, quindi io passerei subito a parlarvi di come è nato questo libricino e quando è nato soprattutto. Io ricordo che era l'ottobre del 14, avevo appena avuto una pubblicazione su una rivista che è Il Sogno della Farfalla Scientifica, che parlava appunto di doppia diagnosi. Io ancora lavoravo in un reparto di doppia diagnosi, mi occupavo in modo specifico dell'intervento sulle dipendenze patologiche, ma quelle serie. E la dottoressa, leggendo questo articolo, ne avevo scritti altri, perché la dottoressa Costantino conosceva benissimo, mi chiese di collaborare al progetto di questa collana, il cui primo numero sarebbe stato appunto sulle dipendenze patologiche. Quindi io iniziai cercando di descrivere quello che era la situazione attuale, quella del 2014, così come era stata fotografata dalle agenzie che si occupavano di raccontare che cosa stava accadendo a livello internazionale. Noi ne abbiamo una importantissima, che è l'Osservatorio di Lisbona, ma in quel momento ancora c'era, veniva effettuato ogni 2 anni un importante sondaggio. Questo sondaggio era effettuato dall'ESPAD ed era un sondaggio che coinvolgeva 35 paesi europei e coinvolgeva gli studenti che andavano dai 15 ai 19 anni di tutte queste appunto 35 paesi. In questo sondaggio emergeva una situazione veramente impressionante, perché le cifre rispetto ai ragazzi che raccontavano di aver usato nell'ultimo anno stupefacenti erano veramente, come scrivemmo nel libricino, da grandi numeri. Ora vi leggo quello che riportò questo sondaggio. 600.000 adolescenti avevano detto di aver fumato spinelli, 60.000 di consumare cocaina, 27.000 eroina, circa 60.000 allucinogeni e stimolanti di vario tipo. Ma non bastava, c'era un'altra inquietante novità. Il 2,3% di studenti italiani dichiarava di aver usato nell'ultimo anno sostanze senza conoscerle, le cosiddette smart drugs, e quindi senza poter prevedere gli effetti collaterali di queste sostanze. E ancora non bastava un'altra inquietante novità. Il 17% di questi ragazzi dichiarava di aver usato psicofarmaci venduti nel mercato dell'illecito e senza prescrizione medica. Questo immediatamente, soprattutto quest'ultimo dato, apriva ad una grande riflessione e poi a una grande ricerca. Sentivamo la necessità di dover andare oltre l'idea della ricerca del piacere in se stesso. Dietro questo uso di sostanze così diffuso, ma diffuso in modo tale che si parlava di normalizzazione dell'uso di sostanze in età giovanile, doveva esserci, ci dicevamo, qualche altra cosa. Nel 2010, in una riunione del mio gruppo di studio e di ricerca del comitato editoriale della rivista, alla quale partecipo insieme alla dottoressa Costantino, appunto, in questo numerosissimo comitato editoriale, col professor Fagioli aprimmo una ricerca che è ancora in divenire, importantissima per noi. Il professor Fagioli fece una dichiarazione netta e chiara, dicendoci: ma se cercano le sensazioni, evidentemente non sentono. Quindi questi ragazzi devono essere andati incontro ad una perdita di sensibilità. Ma a quale sensibilità il professor Fagioli si stava riferendo? Ovviamente si stava basando sulla sua piattaforma teorica.
una piattaforma teorica nella quale c'è questa asserzione, questa affermazione che l'essere umano nasce non solo sano, ma sensibilissimo, in grado di sviluppare un rapporto profondissimo con chi si prenderà cura di lui. Da dove veniva questa sensibilità? Il professor Fagioli ci disse che ovviamente prima della nascita c'è un fatto biologico inconfutabile. Il feto è esposto con tutta la sua pelle in un contatto continuo con il liquido amniotico che corrisponde in modo totale, qui ci sono molti medici che ce lo possono confermare. Il feto costantemente sperimenta sensazioni di tipo omeostatico, uno stato di equilibrio che non viene toccato da nulla. Alla nascita una memoria di queste sensazioni omeostatiche rimane questa memoria nel momento in cui la mente si attiva, perché la luce colpisce la retina, l'unica parte del cervello esposta all'esterno, e attiva il cervello in un modo assolutamente nuovo. Il primo pensiero che l'essere umano fa, quindi, è costituito da una memoria di sensazioni che l'essere umano cercherà di ricreare nel rapporto con cosa? Va a ricercare questo liquido amniotico intorno a sé, e questo liquido amniotico può essere fornito solamente dal rapporto con il genitore o chi per lui, è lui che risponde, è lui che permette la sopravvivenza del neonato, è lui che lo potrà aiutare a ristabilire questo equilibrio, l'equilibrio del suo organismo, ma anche uno stare bene mentale, perché il neonato si sentirà amato e aiutato a vivere e a sopravvivere. Allora l'essere umano, dice il professor Fagioli, lo scrive in tantissime sue pubblicazioni, potrà sviluppare questa sensibilità che gli permette di orientarsi e scegliere il rapporto. Questo rapporto è valido, questo rapporto non è valido. In adolescenza, quando il cimento sarà forte, perché la realtà fisica dell'essere umano cambia e ci sarà un nuovo cimento, il rapporto con l'essere umano diverso, l'adolescente di 14-15 anni potrà andare alla ricerca di rapporti in cui realizzarsi e stare bene e vivere sensazioni di benessere. Però, se dalla nascita questo piccolo essere umano sensibilissimo non ha trovato risposte, non ha trovato genitori in grado di rispondere non solo ai suoi bisogni di sopravvivenza, ma alle sue esigenze di rapporto interumano, questa sensibilità, patrimonio con cui tutti noi nasciamo, comincia ad indebolirsi e si indebolisce progressivamente. Più il bambino viene disatteso, più il bambino viene deluso, più il bambino chiuderà gli occhi ed escluderà ciò che lo delude, fino ad accecarsi sul rapporto interumano. Che cosa succede in adolescenza? Che un adolescente che è disorientato, non ci vede bene nei rapporti che si vive, potrà scegliere i cosiddetti eroi negativi, andare dietro a ragazzini che magari non sono così belli, così umani, così affettivi, perché l'affettività nel rapporto interumano poi non la conosce e potrà ripetere una modalità di rapporto che in qualche modo è stata velenosa. Con chi? Con il bullo che diventa il capo della gang, con il ragazzo che delude, quello anaffettivo, oppure potrà rivedere un rapporto velenoso con la droga, perché la droga è veleno, è un veleno che dà sensazioni ed illude di sentire quelle sensazioni che il ragazzino di 14-15 anni nel rapporto con gli altri esseri umani, nel rapporto col diverso da sé, non sente. In un primo articolo che noi pubblicammo nel novembre del 17 sull'ET, parlavamo di MDMA, che viene chiamata dagli adolescenti la droga dell'amore. Perché? Perché illude di essere innamorati del mondo, e intitolando quell'articolo non esiste una pasticca per innamorarsi. Allora che cosa bisognava fare? Bisognava cercare di recuperare questa sensibilità perduta. Come si poteva recuperare questa sensibilità perduta? Noi abbiamo due grandi alfieri, abbiamo la prevenzione
E la prevenzione va fatta nella misura in cui la famiglia è stata carente o è carente, va fatta in un'altra grande agenzia educativa, che è quella scolastica. E poi abbiamo un altro grande alfiere: quando la sensibilità è stata compromessa a livelli massicci, eccessivi, occorre intervenire in un rapporto medico di cura. E il rapporto medico di cura per una realtà mentale che si è ammalata è la psicoterapia. E allora possiamo intervenire così. Ma come riusciamo ad accedere a questi ragazzi? La scuola è fondamentale. La scuola è il contesto umano dove i ragazzi stanno per la maggior parte del loro tempo, al di là della famiglia, al di là del gruppo dei pari. Per cui è importante farla nelle scuole, la prevenzione, è importante farla con libricini come questo sulla droga, i libricini su internet, per poter intanto lavorare sulla sensibilità dei ragazzi che comunque stanno bene, anche se stanno vivendo un momento di grande trasformazione, sviluppo, cambiamento. E quindi nella scuola si può fare un lavoro per aumentare e consolidare una sensibilità che diventa tenuta nel rapporto interumano, resistenza al dolore, resistenza alle delusioni e capacità di dialettica. E sempre nella scuola si può fare anche un altro tipo di prevenzione, quella che noi intendiamo con prevenzione secondaria, cioè nella misura in cui noi riusciamo a realizzare dei canali comunicativi con gli adolescenti e loro si fidano di noi, possono chiederci aiuto. Per cui per prevenzione secondaria intendiamo aprire un dialogo, un rapporto che permetta ad adolescenti che già si sono fermati nel discorso delle droghe, si appoggiano a questa stampella che vivono come un facilitatore di rapporto, che però in casi gravi se li ingoia, riescono a chiedere aiuto. E noi abbiamo ideato insieme a questi libricini di questa collana anche un blog di cui poi parlerà Antonino, perché facendoci conoscere, dando delle informazioni, ma lavorando insieme a questi ragazzi, possiamo anche instaurare con loro un dialogo che poi viene mantenuto attraverso il nostro blog. Possono continuare a cercarci e noi possiamo dare delle risposte importantissime per traghettarli da una situazione pericolosa, che è quella dell'abuso, ad una situazione già grave, che è quella della dipendenza, verso un progressivo sviluppo di un'identità che, come diceva il dottor Pagano, è anche libertà. E a questo punto darei la parola alla professoressa Marinica Montanaro, che si è occupata di prevenzione nell'anno precedente e con la quale stiamo lavorando in maniera assidua. Innanzitutto su quanto la scuola possa agire sulla prevenzione primaria, ma anche su quella secondaria, come diceva la dottoressa Azzori. Se però non ci fermiamo alla prevenzione intesa solo come disseminazione di informazioni, ma se cominciamo a concepire la prevenzione anche come formazione dell'essere umano. Per cui, sulla base di questa convinzione, abbiamo ideato un progetto di prevenzione che fosse insieme informativo e formativo, con un approccio multidisciplinare,
chiaramente, perché volevamo in qualche modo stimolare nei ragazzi una ricerca sulla mente umana, sulle relazioni umane e in particolare su due aspetti, quindi, di cui parlava anche la dottoressa Azzori, la sensibilità e l'affettività. In questo modo abbiamo voluto anche, come diceva sempre la dottoressa, cercare di aumentare il loro livello di sensibilità, sensibilizzarli su alcune questioni. E per questo abbiamo avviato un progetto pilota, ma allo stesso tempo abbiamo fatto anche uno studio pilota attraverso la somministrazione di alcuni test, i cui risultati alla fine vi mostrerò. Ora, brevemente vi dico come è stato ideato, come è stato condotto questo progetto. È un progetto pilota, quindi l'abbiamo sperimentato per la prima volta e è partito dall'idea che appunto la ricerca di sostanze fosse legata a una perdita di sensibilità. Per cui abbiamo pensato di fare un progetto, di ideare un progetto di prevenzione che si chiamasse Educare all'affettività, che ha previsto un primo blocco, con un approccio multidisciplinare che si è servito della medicina, innanzitutto della medicina della mente in particolare, e della letteratura. Perché la letteratura? Innanzitutto perché insegno letteratura, quindi è la mia materia quotidiana, il mio pane quotidiano, ma anche perché la letteratura, l'arte in genere, ma la letteratura in particolare, è capace di emozionare, intendendo con questo verbo, intendendo questo verbo nella sua accezione etimologica, cioè smuovere dimensioni profonde, interne profonde. Per cui i ragazzi davanti a testi significativi, vi assicuro che rimangono sempre affascinati dalla possibilità di comprendere qualcosa in più della realtà umana attraverso un linguaggio che non sia semplicemente didascalico o descrittivo, ma attraverso un linguaggio che si fondi sulla fantasia, cioè che sia costruito su immagini, che loro possano in qualche modo, guidati autonomamente, interpretare a più livelli di profondità. Per questo motivo abbiamo deciso di fare un primo lavoro, di organizzare una prima fase del lavoro sulla lettura di due racconti per noi significativi: Il mago sabbiolino, l'uomo della sabbia di Hoffman e Il racconto dell'isola sconosciuta di Saramago, per aprire una ricerca con i ragazzi che sono poi stati guidati nella lettura non solo da me ma anche da due dottoresse che oggi purtroppo non sono qui, che sono la dottoressa Montanaro e la dottoressa Medici, una ricerca sulla sensibilità, su cosa significhi avere un rapporto fondato sulla sensibilità, su una sensibilità viva, profonda, come nel caso del racconto dell'isola sconosciuta, e al contrario cosa possa significare nelle relazioni umane perdere questa sensibilità, come accade al protagonista dell'uomo della sabbia. Questa prima fase appunto si è conclusa con un incontro con le dottoresse che citavo prima e si è soffermata in particolare sulla perdita di sensibilità. Da questo punto in poi si sono aperte due strade di ricerca parallele ma complementari. I ragazzi hanno lavorato, il progetto ha coinvolto due classi, due terze e poi nell'incontro finale anche una quinta. Queste due strade sono state parallele e complementari perché una, ha indagato attraverso la lettura di un romanzo e altri incontri la questione della violenza di genere. L'altra ha aperto una ricerca sulla dipendenza da sostanze. Compagno di viaggio di questo percorso è stato il libricino, il primo libro di questa collana, Droga, uso, abuso e dipendenza. È stato uno strumento per me utilissimo,
per una serie di motivi, ne indico uno fra tanti, l'approccio multidisciplinare. Questo libricino diciamo contiene in sé testi di assoluto rigore scientifico che indagano non solo gli effetti delle sostanze ma anche le cause che sono alla base, no, di questa ricerca di sostanze di cui ci parlavano prima i relatori. Ma poi c'è tutta una parte bellissima che parla il linguaggio dell'arte, quindi Pitture meravigliose di Romina Faris, un racconto molto bello che gli alunni hanno amato moltissimo di Lara Galuzzi. Per cui questo linguaggio variegato, come dire, diversificato, mi ha aiutato molto a lavorare in profondità su alcuni aspetti, certamente in maniera non noiosa. Contemporaneamente io e le altre dottoresse e la dottoressa Zori abbiamo pensato a uno strumento di indagine. Abbiamo costruito un questionario risposta aperta che ci è servito a come dire, raccogliere dati su alcuni punti per noi cruciali rispetto alle convinzioni, ai comportamenti, agli atteggiamenti dei ragazzi su alcune questioni: uso, abuso, dipendenza, legalizzazione delle sostanze, delle droghe leggere, rapporto tra tossicodipendenza e delinquenza, perché ci interessava fare anche un lavoro sullo stigma, su quanto fosse forte lo stigma rispetto all'uso di sostanze. A questo, diciamo, questionario a risposta aperta è seguito, sulla base anzi di questo questionario, abbiamo costruito poi un questionario a risposte multiple, perché ci interessava, dopo il lavoro con il libricino, diciamo, tradurre i dati qualitativi in dati quantitativi. E quindi abbiamo costruito un questionario con una serie di item che abbiamo somministrato ai ragazzi. A questo punto, dopo la lettura del libro, i ragazzi hanno svolto il primo questionario, la dottoressa Zori ha valutato le risposte e ha incontrato i ragazzi in un incontro che è durato 2 ore e nel quale la dottoressa ha avuto modo di rispondere a dubbi, riflessioni, no, che sono emerse dalla lettura del libro. Questo ha permesso ai ragazzi di lavorare ancora sui temi che erano emersi durante tutto il percorso e alla fine è stato loro somministrato lo stesso questionario per valutare se ci fossero stati dei cambiamenti nelle convinzioni, negli atteggiamenti, nelle credenze. E devo dire che i risultati sono evidenti, credo che Antonino stia proiettando i grafici, e soprattutto rispetto all'uso e all'abuso il risultato è significativo, perché è visibile a tempo zero una confusione su cosa fosse l'uso di sostanze. Questa confusione è stata pienamente chiarita poi dopo l'incontro. Per cui i risultati, le percentuali sono nettamente aumentate. E chiaramente abbiamo ipotizzato come prima valutazione, che tutto questo lavoro ci fosse servito soprattutto a chiarire la differenza tra uso e abuso. Questo chiaramente è uno studio pilota, per cui è stata una sperimentazione che ci teniamo a portare avanti, che stiamo portando avanti nella mia scuola e mi auguro anche in altre scuole. E ho finito, grazie. Grazie a Marinica. Volevo dire una cosa, che questi questionari li abbiamo distribuiti anche in un'altra scuola dove siamo andati a fare, perché ci hanno chiamato, disperati, i professori, che i ragazzini delle scuole medie stanno tutta la notte a giocare sui videogame, per cui la mattina a scuola si addormentavano.
sui banchi ed erano molto preoccupati. Allora noi ci siamo dovuti aggiornare, entrare in questi videogame che è un mondo per noi, ormai siamo veramente precariati, incredibile, sconosciuto, e abbiamo però realizzato un incontro con i ragazzi, dove siamo andati con la dottoressa Rampelli, il professor Paolo Pierpaolo Tito, che ha riscosso un enorme successo perché ha parlato delle onde elettromagnetiche, eccetera. Adesso se tu mandi questo video, che è molto divertente perché fa vedere quanto entusiasmo. I ragazzi avevano somministrato dei test come quelli che a Bianca ho dato, e quindi erano stati stimolati su quanto giocavano, perché giocavano ai videogame, se sapevano, e quindi loro erano preparati, per cui appena siamo entrati in classe siamo stati letteralmente invasi da un entusiasmo incredibile. Guardate che roba. Allora, un carissimo benvenuto a voi tutti, ai ragazzi della prima media A, ai ragazzi della prima media B, ai ragazzi della seconda media A e ai ragazzi della seconda media B. Stiamo inaugurando una specie di accademia per adolescenti su tematiche che vi possono interessare o per i quali noi adulti dobbiamo darci da fare per aiutarvi a muovermi. Uno di questi temi... Sapete che cosa sono le onde elettromagnetiche? Noi studiamo la seconda media. Sapete chi le genera? Sì, chi le genera? La luce è un'onda elettromagnetica, ma chi la genera? Sì, ma serve sempre qualcos'altro. Prima abbiamo detto che ci sono dei giochi che fanno molto di moda, per esempio prima, come ha detto lui, Clash of Clans, mi pare, e oggi Fortnite. Ok, allora cosa succede? Che questi giochi sono dei giochi in verità comunissimi, tipo Fortnite, adesso è uno sparatutto, uno shooter, ma è un battle royale. Però cosa hai più Fortnite che gli altri non hanno? Ha questa possibilità che te la cosa, che te la costruzione te la puoi costruire tu da solo. Sì. Clash Royale aveva il vantaggio che c'erano queste carte e ogni carta aveva un effetto diverso, per questo poi tu dicevi io voglio quella perché mi piace tanto, anzi no, poi prendo anche quell'altra perché è fortissima, e questo ti induceva, tipo, che ne so, a dire mamma mi dai 10 euro così esatto, cose. Ecco. Perché poi questa è una cosa principale, però cosa fa? Misto, le facevo finta che era un microfono per cantare, oppure non avevo delle bambole perché magari ero da mia zia e utilizzavo delle bottiglie per giocare delle storie e li mettevo i canovacci, toglio, quindi avevo una grande fantasia, una grande creatività. E poi a che cosa mi serviva a giocare? Mi serviva perché io imparavo a fare delle relazioni, quindi intanto dovevo chiedere posso giocare? Dire a un bambino posso giocare, quanto ci pensavo, poi se mi dice di no, e poi se gli sto antipatica, e poi se... E quindi dovevo avere il coraggio di andare lì e chiedere se potevo giocare, e se mi dicevano di no, dovevo pure pensare a perché c'ero rimasta male, a come poter fare perché c'ero rimasta male, oppure dovevo imparare a utilizzavo il fatto di avere queste relazioni per dire a delle persone che erano prepotenti che io con loro non ci volevo giocare più, perché magari mi ero offesa perché mi avevano detto delle cose che non andavano bene. E quindi giocare mi serviva sia ad avere un rapporto con le cose materiali che avevo intorno, sia ad avere un rapporto con le persone che avevo intorno. Noi grandi che siamo più osservatori che attori, che questa inaugurazione dell'Accademia degli Adolescenti è riuscita, vi ho visti molto attivi, molto curiosi, e mi sa veramente ci dobbiamo rivedere per farci insegnare delle cose. Favore. Grazie mille, buona serata.
pretesto per passare alla seconda parte di questa bella presentazione, e cioè le dipendenze da internet, di cui appunto la dipendenza da videogame fa parte. Adesso mi dispiace che l'audio non era proprio perfetto, eccetera, però i ragazzi hanno poi proposto delle domande, quindi il rapporto è continuato, perché noi abbiamo aperto un blog dove chiunque può scrivere e fare delle domande senza mettere il nome, ovviamente. E infatti questo blog, di cui poi Antonino ci parlerà, in questo blog ci sono state, dopo questo incontro, molte domande proprio sulla dipendenza dai videogiochi. E quindi noi riteniamo di aver iniziato anche lì, come diceva Marinica e la dottoressa Azzori, un discorso di prevenzione primaria, cioè prima che compaiano i sintomi. Lì veramente i sintomi già c'erano, però non era proprio una patologia, diciamo, un'abitudine che cominciava a diventare un vizio quasi, no? Ora io passerei alle dipendenze da internet, cioè al secondo volume, che però qui non abbiamo. Qualcuno me lo può portare, così lo faccio vedere. E internet è, come c'è scritto nel vetro, uno strumento utilissimo che ha cambiato i nostri rapporti, ha cambiato la comunicazione. È importante, penso che non si possa più fare a meno, ovviamente, di internet. Però bisogna saperlo usare. A questo proposito abbiamo scritto questo secondo libricino. Perché? Perché, come dice dietro il libro, internet è una grande risorsa, è l'espressione di una libertà senza confini e senza censura. Aumenta la possibilità del confronto e della conoscenza. La frase di Massimo Fagioli, "non c'è libertà senza identità", ci ha aiutato a comprendere cosa genera fenomeni patologici quali il cyberbullismo, il gioco compulsivo o un'avvilente pornografia online. L'intento di questo volume è analizzare questi fenomeni, fermarli e restituire ai ragazzi la possibilità di utilizzare internet in modo positivo e costruttivo. Allora, a questo punto abbiamo introdotto l'argomento del cyberbullismo, come accennava Carmine all'inizio. Tutti sapete che cos'è il cyberbullismo. Sono episodi a cui purtroppo ormai siamo abituati, di una violenza inaudita, per cui ci si scaglia subdolamente contro qualcuno che non ha possibilità di difendersi, perché se uno viene aggredito fisicamente, comunque in fronte, no? Quante volte abbiamo delle amiche magari che ci attaccano perché magari sono invidiose oppure ce l'hanno con noi per qualche motivo, uno si può difendere, no? È normale questo, fa parte del rapporto umano. Ma se questa aggressione avviene in internet, la cosa diventa pubblica e non la puoi più fermare. E non la puoi più fermare davvero, perché se anche poi la fermi, però questa, come ci ha raccontato Antonino, può essere decriptata e va in certi siti. Sia per la questione della diffamazione su internet, quindi parlare male, dire cose che non vanno bene, eccetera, sia se noi mettiamo delle fotografie, cosa che frequentemente fanno i ragazzini o le ragazzine, delle fotografie un po', diciamo, osè. Queste non le fermi più, ed è importante che i ragazzi sappiano questo, perché non ci si può più difendere da questo. E purtroppo questa impossibilità di fermare questa violenza ha generato delle conseguenze gravissime. Come per esempio, non so se vi ricordate, quell'episodio di quella ragazza, tra l'altro bellissima, mi sono sempre chiesto come mai questa ragazza così bella o così pulita dovesse essere insultata e diffamata in questo modo, che ha perso la vita per questo, perché lei non ha detto questa cosa e si è purtroppo suicidata. Si chiamava Carolina Nicchio. Antonino, puoi andare? Nel frattempo chiamerei qua Vittoria, che ci dà una mano. Carmine, mi puoi far sedere Vittoria vicino? Come si sente più sicura? Poi tu ti metti lì, non te ne andare, No, no, assolutamente. Ci sei qui, sta vicino a me. Okay? Adesso... Thank you.
Tutto nasce 2 mesi prima del suicidio. Carolina partecipa ad una festa a casa di amici, beve troppo. Gli amici ne approfittano per girare un video con il cellulare in cui mimano, su di lei che aveva perso conoscenza, atti sessuali. Poi, visto che lei non si riprende, telefonano al padre. Sono 6 i ragazzi tra i 13 e i 15 anni che sono stati indagati dalla magistratura per la morte di Carolina. Tra questi c'è anche il suo ex fidanzato. Gli investigatori scoprono che da qualche giorno tra i ragazzi della città gira un video che la ritrae ubriaca a una festa. E che nell'ultimo mese sui social network Carolina è stata bersagliata con centinaia di insulti. Era una festa a casa di un nostro amico, hanno iniziato a bere, non aveva il controllo della sua persona e c'erano loro che giocavano su di lei. Gente che mi ha chiesto: lo vuoi vedere questo video? Io ho detto di no, non ce la facevo a vederlo. Lei è stata, si è chiusa in casa per un po' di tempo, poi si è... Cioè non usciva più? No, per un po' non è uscita. Perché si vergognava? Si vergognava, sì. Dicevano in giro che lei aveva la mononucleosi, cioè che è una malattia che si trasmette attraverso i baci, no? O comunque il contatto con la saliva, no? E quindi nessun ragazzo si avvicinava a lei, cioè tutti la prendevano in giro anche per questa cosa. L'ultima volta che ci eravamo visti era pochi giorni prima che lei morisse. Eravamo in un baretto così, stavamo bevendo qualcosa. L'avevo vista magari un po' giù di morale, ma nel senso cosa che appunto succede a ognuno di noi. Ho detto solo: sono un po' giù oggi, boom. Io l'ho salutata con il ci vediamo a scuola lunedì. Il problema è che poi appunto il venerdì stesso è successo. Lascia solo una lettera, Carolina, contro quei bulli che l'hanno tormentata. Le parole fanno più male delle botte, scrive a mano su un foglietto di carta. Allora, buonasera a tutti. Parliamo un po' di cyberbullismo. Qualcuno sa di cosa si tratta? Come ha appena accennato la dottoressa Costantino, il cyberbullismo è un tipo di attacco continuo, ripetuto e offensivo, che avviene in rete. Spesso, infatti, sentiamo parlare di storie tragiche che riguardano il cyberbullismo e tra gli elementi più tristemente noti ci sono appunto quello di Carolina Ticchio che abbiamo appena visto e di Tiziana Cantone. Di esempi drammatici e conosciuti purtroppo ne esistono tantissimi. Per questo motivo bisogna sempre essere prudenti quando si naviga su internet. Ma siamo talmente abituati a sentire questi tipi di storie che ci siamo quasi rassegnati al fatto che sia normale. Ci limitiamo a dire poverine, e dopo 5 minuti ci è già passato di mente. A scuola, quando ci spiegano i pericoli di internet, quasi ci annoiano con tutti quei discorsi, tutte quelle parole, che in teoria dovrebbero sensibilizzarci all'argomento, ma che alla fine non ci raccontano veramente quali sono i veri rischi. Ci riempiono la testa di frasi fatte come attenta alle persone con cui chatti, oppure attenta a cosa scrivi, e così via. In questa maniera si finisce per sminuire l'attenzione sull'argomento. Pensiamo di conoscere tutto sul tema, ma è davvero così? Con questa riflessione adesso vi immergerò in un'altra realtà del cyberbullismo, una realtà con un finale positivo. Si tratta della mia storia, del mio vissuto. Vedete, quando avevo circa 15 anni, sono stata anch'io vittima di cyberbullismo. Infatti, alcuni miei compagni di classe un giorno hanno iniziato a scrivere commenti negativi su Facebook, prendendomi in giro per il mio aspetto, per le mie passioni. È stata come una doccia gelata in mezzo al deserto, ma io non riuscivo a capire. In quel momento la mia mente era annebbiata, offuscata da mille pensieri che viaggiavano nella testa. E viaggiavano troppo velocemente per essere captati. Io, incredula, continuavo a leggere quelle parole, frase dopo frase, ripetendomi: non è vero, sarà solo uno scherzo. Ma quale scherzo? Qui c'è di mezzo la mia immagine. Ma perché hanno preso di mira proprio me? Insomma,
In classe eravamo 30, io non me ne capacitavo proprio. Forse non ero alla loro altezza, nell'altezza di qualche loro standard. Era perché non indossavo abiti firmati? Perché non avevo un iPhone? Perché ero una secchiona e stavo sempre sui libri col naso sui libri e facevo fatica a rapportarmi con loro? Quella notte non ho dormito, ho continuato a pormi domande senza trovare una risposta che potesse fare al caso. L'indomani però le ho affrontate, io da un lato e loro quattro dall'altro. Ho fatto presente loro quanto quell'azione mi avesse ferito, che non capivo per quale motivo l'avessero fatto. Insomma, se avessero avuto bisogno di un passatempo, avrebbero potuto trovare altro, o no? Perché deridere una persona? Hanno continuato a ridermi in faccia, affermando come non stessi gli scherzi, quanto fossi pesante, quanto nessuno mi sopportasse. Ma mentre loro ridevano, io ero piena di dubbi. In questi casi è davvero difficile reagire, anche perché raramente si trova qualcuno che si schieri dalla tua parte e che ti difenda. Si viene presi dalla paura, paura di essere i prossimi, ad essere presi di mira, e questo non va bene, perché è meglio stare dalla loro parte piuttosto che contro di loro. Un po' come quando avviene una rissa per strada e ci si gira dall'altra parte, indifferenti, come se fosse normale. Ma perché rimaniamo paralizzati di fronte a tale atto? Solo perché avviene nella vita virtuale e non c'è il corpo di mezzo, non significa che scrivere commenti superficiali, ma offensivi, contro una persona, possa essere interpretato come atto di normalità. Siamo talmente abituati alla realtà del web che ci passa di mente il fatto che internet sia in realtà un mezzo molto rapido. Si impiega pochissimo tempo a scrivere un commento. Tuttavia, chi riceve il commento offensivo non ne rimane indifferente. In quel momento sentivo dei sassi pesantissimi sul petto che non andavano via nonostante continuassi a respirare profondamente. Più i giorni passavano, io, che avevo già un fondo di depressione di mio, continuavo ad andare giù, fino a quando mi sono resa conto che in quella maniera non potevo continuare ad andare avanti, che avevo bisogno di qualcuno che mi ascoltasse, che mi curasse. I miei genitori hanno fatto un'analisi profonda e personale sulla loro vita, frequentando l'analisi collettiva, oltre che i gruppi di psicoterapia, che frequentano ancora oggi, perché non si sono stancati di migliorare e di crescere. E per quanto io sapessi di avere un porto sicuro, rivolgendomi verso quella direzione, ero presa da un senso di onnipotenza che mi diceva «No, devi farcela da sola». Ma dalla depressione non se ne esce da soli. Non bisogna demonizzare la cura e pensare «Oddio, se vai dallo psicologo sei matto, dallo psichiatra ancora peggio, sei da richiudere». Io penso che nella vita ci voglia pulizia, pulizia, e soprattutto che la vita è una sola e dobbiamo vivercela bene, facendo ricerca, studiando, coltivando le passioni che ci fanno stare bene, con le persone che ci fanno stare bene. Capire e viverci i rapporti umani, quelli importanti che fanno la differenza nella vita di ognuno di noi. E questo insegnamento, che tengo a sottolineare, l'ho preso dal gruppo di psicoterapia che frequento. Quindi cerchiamo di vivere di più la vita reale e non quella virtuale, fredda e vuota, da cui siamo circondati. Quante volte capita che usciamo con gli amici e ci ritroviamo a parlare con delle persone che fissano costantemente lo schermo del telefono? Per concludere, vi lascio con una frase che mi ha colpito molto e me l'ha detta un ragazzo incontrato per caso sul tram, che guardandosi intorno e vedendo tutti chiusi nel proprio mondo con gli sguardi fissi sul telefono, ha iniziato a chiacchierare con me asserendo: «La parola ormai è diventata un dono raro, nessuno si parla più». E questo mi ha fatto molto pensare e spero faccia riflettere anche voi. Grazie. Thank you.
la morte di Carolina Picchio, quella ragazzina che abbiamo visto lì, è stata talmente dirimente che per la prima volta si è preso coscienza che probabilmente serviva una legge per fermare queste cose, per fermare questi esiti mortali, questi assurdi scherzi, assurde cose che accadono. Ora io voglio dirvi un attimo una cosa, prima di parlare, insomma, di spiegare questa legge, io vorrei dire come è finita proprio di ragazzi che hanno indotto al suicidio Carolina. Erano 6 ragazzi, di cui uno maggiorenne, l'ex fidanzato, che era stato indagato e imputato per stalking, è stato condannato ad 1 anno e 4 mesi, e poi ha patteggiato, e però l'avevano scontato. Gli altri ragazzini erano minorenni accusati di cose gravissime, violenza sessuale di gruppo, stalking, minacce, e loro sono stati condannati, poi hanno usufruito della messa in prova, che è un istituto per i minorenni, diciamo dell'educazione per i minorenni, che è durato 1 anno e mezzo. Questo procedimento, questo percorso è andato bene, per cui questi ragazzi hanno acquisito una consapevolezza diversa. Però quell'episodio, che fu così devastante, animò l'opinione pubblica, che si rese conto che una legge andava fatta. E quindi, grazie al padre e alla senatrice Ferraro, fu emanata questa legge sul cyberbullismo, la legge numero 71 del 2017. Questa legge è importantissima, prima di tutto perché è una legge che viaggia non sulla punizione, perché le punizioni non servono a niente, cioè sicuramente costituiscono un deterrente, ma non hanno il fine poi di raggiungere l'obiettivo di migliorare gli esseri umani, ma ha lo scopo della prevenzione. E questo scopo come lo raggiunge? Lo raggiunge coinvolgendo nella vita di questi ragazzi tutti gli attori sociali che maggiormente se ne devono occupare, quindi in primo luogo la scuola. Io ho sentito che qui ci sono dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, quindi sanno benissimo di che cosa parlo. Quindi la scuola è la prima, è il primo attore in questa situazione, e la famiglia, i servizi territoriali, che devono rendersi conto attraverso dei personaggi, gli insegnanti che all'interno della scuola poi vengono scelti, per individuare queste situazioni. Quindi è una legge che mira alla prevenzione, perché il ragazzino colto in fallo che fa il salto del bullo non viene punito, ma viene ammonito davanti al questore. Ammonimento che però gli durerà fino ai 18 anni, cioè come dire, guarda che sei sotto controllo, se sbagli. Le conseguenze non saranno poi così lievi. E dall'altra parte poi c'è la possibilità che il ragazzino bullizzato, se Vittoria avesse avuto questa possibilità all'epoca, l'avrebbe potuta sfruttare, a 14 anni già può, senza i genitori, attivare tutto un sistema attraverso la collaborazione della scuola, per cercare di far sparire immediatamente da internet questi messaggi, e quindi da solo, in anonimato, senza esporsi semmai, insomma, in situazioni di disagio. Ora, questo è sicuramente un enorme progresso nel cyberbullismo, perché in una situazione di superficialità poi ci vogliono le leggi che contengono i comportamenti. Ed è di prevenzione, perché è di questi giorni, e rubo soltanto un attimo, è di questi giorni l'approvazione alla Camera dei Deputati del cosiddetto Codice Rosso, che è un insieme di norme che servono a velocizzare i tempi processuali quando ci sono delle vittime delle violenze di genere, cioè vittime di molestie, maltrattamenti, violenze familiari. Quindi con questo codice rosso stanno tentando di accorciare i tempi processuali, in modo che chi denuncia immediatamente viene, cioè non bisogna passare attraverso la polizia giudiziaria, ma viene sentita direttamente dal giudice, quindi c'è un contatto diretto.
Ora, questo codice rosso ha avuto la massima approvazione anche una norma che introduce nel codice penale un altro reato che si chiama revenge porn, cioè la diffusione senza il consenso di materiale pornografico. E anche questa legge ha dovuto avere una vittima prima, che era Tiziana Cantone, ve la ricordate, quella ragazza di 31 anni che finì per suicidarsi. Il processo è ancora in corso, non si sa bene chi sia stato a divulgare quelle immagini, come siano partite. Il discorso è che lei si è suicidata non tanto per la vergogna di quello che era accaduto, perché le sue immagini intime di un rapporto sessuale discutibile, ma comunque a partire dalla sua data, si era partita, era andata in gente su miliardi di persone. Lei si è suicidata per l'impotenza della legge, perché alla fine nessuno è stato condannato, perlomeno fino ad ora, per la diffusione del materiale pornografico, cioè di un materiale intimo, diciamo, girato nelle mura domestiche che poi viene divulgato, perché non esisteva una fattispecie di reato specifica, esisteva quella dello stalking, della diffusione di materiale pedopornografico. Quindi è stato inserito, ovviamente sta alla Camera e adesso verrà approvata al Senato, anche questa norma che punisce chi divulga, con pene anche abbastanza severe, non solo sulla libertà personale ma anche pecuniarie, chi divulga materiale pornografico per vendicarsi. Quindi penso che queste siano cose positive, molto positive, penso. Grazie. C'è stata una grande influenza, ho iniziato subito a fare le domande sulla sezione proprio chiedere al rispetto, che la vediamo subito, e poi sono state, allora, la sezione chiedere al rispetto è una sezione dove chiunque può entrare anche con un nome di fantasia, mettendo un nome di fantasia può fare una domanda che riguarda appunto la propria storia, quindi domandare una situazione particolare, fate delle curiosità, per cui poi può scegliere di pubblicare la risposta sul blog, molti dei ragazzi della scuola di Tizia l'hanno fatto, e riceverà poi una risposta da rispetto. Quindi oggi se qualcuno vuole fare delle domande senza essere visto, conosciuto, ci pensa un po' e scrive. Esatto. Noi siamo 50 persone. Potete prendere degli opuscoli proprio creati apposta per questo, sì, con questo intento, dove si è spiegato dove sta, sì, la sezione di chiedere l'esperto. Qualsiasi domanda poi potete farla a me o a noi, di qualsiasi tema. Tristezza e malinconia, incapacità di concentrazione e incapacità di affrontare i problemi. Spesso sono questi i connotati della depressione. Per non restare nella confusione, per lei, dottor Fagioli, cos'è esattamente la depressione e quand'è che si può parlare di depressione? Non lo so.
Tanto che questa addizione è riferita alla depressione, per cui è mancanza di concentrazione, eccetera, appena detta, dimostra che la definizione di depressione può essere varia. Nei testi classici, depressione, si parla di depressione come abbassamento del tono dell'umore e rallentamento psicomotorio. Che differenza c'è tra tristezza e melanconia? O depressione? Melanconia è rimasto come termine per indicare qualcosa di molto più forte, molto più pesante, un qualche cosa di molto patologico fino a un rallentamento che arriva a quello che si chiama lo stupor depressivo. Invece c'è da considerare che la depressione ha vari aspetti. Tanto che, appunto, si può a un certo momento adoperare la parola tristezza. E naturalmente credo che nessuno sappia quando si deve adoperare la parola tristezza e quando si deve adoperare la parola depressione. Uno pensa di avere una crisi mentale tale da rivolgersi a un psichiatra. E quindi consideriamo questa situazione che tutti chiamano appunto di depressione, per difficoltà normali di vita, possiamo dire, o variazioni del tono dell'umore, che da certi punti di vista possono essere considerati anche normali e fisiologici, per fare la differenza, il contrapposto con, ma forse prima con la tristezza, ma in secondo luogo anche con l'opposto della depressione, tristezza che vogliamo dire che cos'è? La contentezza, la gioia, l'iperattività, o addirittura quella grande parolona che sarebbe la felicità rispetto alla depressione. Appunto, io direi che la cosa da criticare, da affrontare, non sia tanto questa depressione di cui stiamo parlando, quanto quelle altre parole. Tanto lo stato ancora più patologico che è quello dell'euforia. Senza considerare l'euforia, consideriamo addirittura l'esaltazione. Perché in effetti tante volte accade che se uno non regge, non sopporta, non dinamizza, non elabora tutta questa cosa come rapporto di vita con il mondo, potrebbe scivolare in altre cose, che è quello del non depressione, che però diventa anaffettività, schizoidia, menefreghismo, per dirlo in termini non psichiatrici, e il che è una condizione molto più grave che non la cosiddetta depressione. Perché? Perché potrebbe portare a una situazione in cui uno addirittura si sente bene, tutto fila, diventa un comportamento normale, regolare, eccetera, ma completamente vuoto e fatuo, privo di qualsiasi rapporto vero basato sulla timia, affettività, affetti, dinamizzazione, non voglio adoperare la parola passionale, per come è, però in effetti, anche se forse socialmente come comportamento può essere auspicabile, poi si può osservare che tante persone vanno a finire, uno, nell'anaffettività, nell'indifferenza più totale, e questo sì, effettivamente è un fenomeno normale, non è un fenomeno psichiatrico. Perché non sopportano la depressione? Non sopportare la depressione porta una situazione di non depressione, che però è una malattia maggiore, più grave della depressione stessa. Quando si tratta di altra depressione, bisogna stare attenti, perché il discorso è un momento, altrimenti potrebbe accadere, al di là di questi fenomeni psichici più o meno inconsci, più o meno interni, per cui uno diventa anaffettivo, addirittura crolla nella dissociazione rispetto alla depressione, si può assistere a questo fenomeno delle droghe, dei psicofarmaci continui comprati ormai al supermercato. Cioè basta uno stato di malumore che le persone non sopportano,
una contrarietà, un malessere qualsiasi, una cosa, e corrono immediatamente a prendere la pillola della felicità, si prendono l'estasi, che mi pare assolutamente ovvio che è una situazione che non va. Mentre magari la felicità, una ricerca fatta con gli altri esseri umani, con persone più o meno intime o gruppi di amici, o qualsiasi cosa, non darà questa euforia io a questo punto. Però è un modo di vivere che io dico, per me è uno star bene molto maggiore che non le altre situazioni di cui accennavamo. Quindi adesso che venga fuori il discorso che adesso i giovani hanno queste difficoltà per cui sarebbero depressi, eccetera, eccetera, sono stati sempre depressi. C'è sempre una situazione, guai se non lo fossero stati. Cioè che uno non affronti la propria situazione di ricerca, di cambiamento interno, di sviluppo, se vogliamo, di una realtà psichica, che ricerchi una realizzazione di un'identità che comprenda l'uno e l'altro, e che questa sia una cosa obiettivamente difficile. È obiettivamente difficile perché, come ho detto un attimo fa, la cultura non gli aiuta per niente. Perché la cultura dice prenditi l'estasi, prenditi la pilloletta, prenditi l'antidepressivo, il Librium, il Valium, o che so io. Non gli dice fare ricerca, perché questo è giusto che tu ti faccia delle domande, che tu ti poni dei problemi, che tu non vivi in maniera assolutamente indifferente le cose che succedono. Il mondo non è paradiso terrestre, e quindi che ci sia una situazione di cosiddetta depressione non ci vedo niente di strano. Chiaro, insisto, non deve diventare patologica con quei sintomi precisi per cui a un certo momento il rallentamento arriva a livelli tali per cui non si muove più, non fa più nulla, eccetera, eccetera, insomma, quelle che sono sintomatologie precise di interesse e di competenza prettamente psichiatrica.